Amici di Mient, oggi recensiamo per voi il notebook Acer Aspire 5750G 2634 G75. Il nome è un po' lunghino perché sul sito dell'Acer per lo stesso modello fanno dei piccoli ritocchi a livello hardware, tipo modifiche di processore, eccetera. Comunque non è difficilissimo da trovare su sito internet. Sito internet dell'Acer. Questo modello nello specifico non lo trova e non capiamo il perché, però si vede che essendo la versione stata fatta per le Olimpiadi, magari ancora non è stato aggiornato il sito. Come possiamo vedere, il computer si presenta in un colore nero, una texture abbastanza carina sulla parte superiore con la scritta Acer. Troviamo subito a vista uno slot. Scusate, per inserire le varie carte SD, micro SD, eccetera, eccetera. Aspettate che sto mettendo forse al contrario. Sì, scusate ancora. Ok, ci siamo. Allora, l'altezza del PC è di 33,20 mm, la larghezza 382, profondità 253. Il peso è di 2,60 kg, non è pesantissimo, anzi è comodo nell'utilizzo. Abbiamo dei certificati di garanzia, cioè per che Energy Star per l'anidride carbonica e queste cose qua. Bene, allora, il processore che monta questo PC è un i7 2630QM da 2 GHz con Turbo Boost che lo può portare fino a 3 GHz. Turbo Boost è un overclock che ci fa la Intel, che permette di portare appunto il processore a un livello più alto. Come vedrete dopo, quando accenderò il sistema, ci uscirà un gadget apposito per questa funzione. La cache del processore è di 6 MB, è un processore dotato di tecnologia 64 bit, Hyper Threading. Poi ci spostiamo sulla memoria RAM. La troviamo in dotazione di 4 GB, espandibile fino ad 8, con due slot di memoria. Come vi ho detto prima, c'è il lettore di schede di memoria, che è questo che è situato qua in basso. Abbiamo quattro piccoli LED che indicano anche lo stato del processore, della carica, eccetera, eccetera. Abbiamo un hard disk da 750 GB, ovviamente non a stato solido. Il driver ottico, un masterizzatore DVD normalissimo. Lo schermo è un TFT LCD, che di diagonale misura 15,6 pollici, 16 noni di definizione, 1366x768, quindi abbiamo più dell'HD, la VXGA. La tecnologia del monitor, della retroilluminazione è a LED. La grafica fornita da Nvidia è di 2 GB, overclockabile, però già con 2 GB ci troviamo più che bene. Una DDR3S di RAM. La memoria di 2 GB è dedicata perché per il sistema il PC utilizza la memoria fornita da Intel invece nel processore. Troviamo Wi-Fi 802.11n, quindi la connessione più veloce. Tecnologia fornita da Gigabit Ethernet, Bluetooth è presente 3.0, webcam frontale, scusate per il messaggio sull'iPhone, microfono presente, poi abbiamo varie porte, una USB e una combinata SATA USB. E invece dall'altro lato troviamo una VGA, entrata Ethernet, entrata per la carica, HDMI, Bluetooth, microfono e cuffie. Da questo lato troviamo anche, scusate, nel lato destro il blocco con il lucchetto. Che altro? Sistema operativo in dotazione, Windows 7 on premium 64 bit, che non troverete su questa versione, su questo PC.
perché avendolo modificato io, avendo messo Windows 8, troveremo appunto questo sistema. La batteria è una 6 celle, è 4400 mAh e fornisce come durata massima quasi 5 ore, che è ottimo per un portatile. Questo è aiutato molto anche dalla grafica della Intel per il sistema. Accendiamo il PC, come potete vedere ci sono i vari bolli Intel, vari marchi Intel, Nvidia, l'ottimizzazione della scheda video, Windows 7 che ora è 8, e di qua tutte le caratteristiche del PC. Il software ClearFi che vedete è utile per fare un cloud tra i vari sistemi Acer che utilizzate, tipo io ho anche un tablet e in questo modo riesco a spostare file audio, video, eccetera, da tablet a PC o netbook, sempre Acer ovviamente, che montano appunto questo sistema. Questa è l'interfaccia Windows 8, che però non andiamo ad analizzare perché abbiamo fatto una videoprova specifica. Mettiamo la password, scusate ancora, password un po' lunghina, aspettate che controllo anche il telefono, aspettate che ho sbagliato, mi dovete scusare. È la team che rompe un pochettino. Scusate, la password era questa. Ok, non stiamo a concentrarci molto sul sistema operativo perché ovviamente non è quello montato. Come vedete, è la tastiera d'isola, texture presente anche qua, ma non so se riuscite a vederla. E tasto di accensione, diciamo che come design è abbastanza essenziale. A me piace, a Lorenzo invece, ad esempio, non piaceva molto questo portatile. Io invece l'ho trovato abbastanza bello. Poi, leggendo le caratteristiche, era anche molto performante. Come vedete, si è acceso il sistema. Bene, adesso aspettiamo 2 o 3 minuti. Cioè 2 o 3 minuti un po' troppo, qualche secondo che si azionano i vari gadget, eccetera. Diamo un tour. Adesso vedrete apparire appunto il gadget che vi avevo detto della Intel. Questo qua che mi dice quanto stiamo l'utilizzo del processore. E arrivato ai 2 GHz, la linea che adesso voi blu non potete vedere. Quando raggiunge 2 GHz e lì sopra diventerà azzurro, appunto per indicarmi che sto usando più processore. Ok. Comunque potete vedere in tempo reale l'utilizzo dei processori. Bene, andiamo subito sul task manager che vi faccio vedere un attimo com'è. Non state a guardare, ripeto, il task manager perché essendo di Windows 8 è differente da quello di Windows 7 e altri sistemi. Se si muove, ok. Vabbè, questa parte non ci interessa. Performance. Abbiamo Avast, ci dice che possiamo pagare un macello per avere più protezione. Come vedete, qua avete tutte le statistiche sul processore: velocità 2 GHz, ripeto, overclockato, si può arrivare a 3. Memoria RAM, disco, WiFi e Ethernet. In questo momento siamo connessi con WiFi, quindi non ci interessa Ethernet. Vediamo se c'è nient'altro da farvi vedere. Driver, allora la scheda video Intel, vi mostro qualcosina. Come vedete qua in basso, aspettate un attimo che metto un po' più a fuoco, ok. Graphics Properties e ci porta nel reparto grafico Intel, cioè Intel fornisce insieme ai processori i7 di nuova generazione anche una parte di processore dedicata alla parte video, ovvero il sistema per consumare meno energia e non utilizzare la scheda video, mettiamo di Nvidia o AMD o ATI, utilizza appunto questa scheda video che è non molto potente, però ci permette di fare tutto. Esiste uno switch tra le due schede video, ovvero quando si usano programmi che richiedono una certa complessità di elaborazione, il sistema lo capisce e ci mette su Nvidia, se no rimane su Intel. Ho riscontrato invece dei problemi su questo switch. Come potete vedere qua in basso, la Nvidia ci fornisce un piccolo pannello di controllo, ci fa vedere GPU Activity
e i programmi che stanno utilizzando la GPU. Molte volte con alcuni programmi, tipo io qua ho un gioco NBA 2K12, ad esempio, è un gioco che è abbastanza performante, anzi ve lo apro per farvi vedere la grafica, però utilizza la grafica Intel, quindi quella di sistema, per mettere quella Nvidia. Bisogna invece fare uno switch manuale su questo gioco, ad esempio, su altri invece no. Ok, siamo nel gioco. Ve lo faccio per darvi giusto un'idea di come può. Questa qua è la grafica del sistema operativo, cioè del processore, quindi già vedrete che è molto performante. Scusate, vi alzo la luminosità. Ok. Bene, ha caricato. Entriamo nella sezione di gioco. Facciamo una partita veloce, ad esempio. Scusate che non mi ricordo i tasti perché di solito uso joystick. Ok. Esc. Ok, gioca ora, gioca la prossima partita e adesso vi faccio. Come vedete, vabbè, qua è fluido ma non sta facendo nulla di che. Questo sarei io, vedete? Che vado a schiacciata. Partita Knicks contro Boston Celtics, non so se siete amanti di basket, ma io lo sono. Possiamo vedere. Questo è il video introduttivo della partita. Questo è il gioco, questa è già grafica di gioco. Come vedete, guardate qua che informazioni, un vero atleta. Questa è la grafica del gioco. Scusate. Premiamo D per andare alla mia entrata. Scusate. Mi dovete scusare, ma io di solito lo uso come joystick, quindi i tasti non li conosco bene da tastiera, però vabbè, ve lo faccio vedere così, è come se stessi giocando alla fine, anzi meglio così, evito di fare anche figure. Come vedete la grafica, pur essendo quella di sistema, va bene, non ha problemi, è fluido, anzi qua forse sta anche lavorando di più perché la grafica è più incentrata proprio sui giocatori e quindi come vedete qualche piccolo lag c'è. Però ci siamo, adesso vi faccio vedere però che nel pannello di controllo Nvidia non sta usando appunto questo programma, vedete, NaN, non, scusate, c'è scritto che non sta utilizzando niente, eppure il gioco come vedete è attivato e sta usando 483 MB della RAM. Quindi lo switch qua lo richiederebbe manuale, quindi ora possiamo chiudere. Invece vi faccio vedere un gioco che ci può permettere di usare la GPU. Reale, apriamo GPU dedicata, apriamo GTA 4, evitate di guardare cose che ci possono offrire, cose del genere. Questo ovviamente GTA viene venduto così, come tutti noi sappiamo. Ci mette un po' ad aprirsi perché appunto quell'effetto di prima deve fare i suoi loschi lavori. Facciamo uno skip login, si apre il gioco. Non guardate, è giusto per farvi vedere la grafica del gioco, per farci ricapire ancora che stiamo facendo qualcosa di bellissimo. Si riapre questa grafica, però ringraziamo appunto lo sviluppatore che si sta avviando il gioco. Qua ovviamente usa grafica Nvidia e potrete vedere la qualità appunto di tale grafica. Sì, qua ci fa vedere un po' di che il gioco copyright eccetera. Qua in caricamento. Ci mette un po', però almeno è per farvi vedere appunto il livello di grafica che è molto alto.
Calcolate che la grafica del gioco, il gioco pesa 14 GB, quasi 15, e la grafica è messa ai livelli massimi che si possono avere all'interno di questo game. Vedrete che va davvero bene. Magari vedete qualche piccolo lag, qualche piccolo impuntamento che può essere dato forse anche dal gioco che non è effettivamente originale, quindi può esserci qualche problema, però anche perché vi farò vedere che ci fa vedere anche quanta grafica sta usando il gioco e quanta ne avanza anche un bel po' per un po' di memoria che rimane lì a non far nulla, diciamo. Sta caricando la partita, guardate che metto a fuoco. Aspettate un attimo. Ok, ci siamo, mettiamo a fuoco. Ok, subito lag, vabbè, ok. Scendiamo dalle scale, scusate. Scusate, ah, calcolate che il PC non è collegato all'alimentazione esterna, quindi qua ci sta dando qualche problema. Ok, però davvero non, comunque non dà problemi nell'usabilità quotidiana, eccetera. Però vi faccio anche vedere adesso, ad onore della cosa, ad onore di tutto, vi faccio anche vedere che la grafica, come potete vedere, è ai livelli massimi, quindi non, come potete leggere, abbiamo 2 GB, 1995 MB di scheda video, ne sto usando 1409. Quindi i problemi che stiamo riscontrando sono, magari il gioco si è appena caricato, però comunque vediamo che continua a darci dei lag. Non è collegato alla corrente, primo, e secondo, comunque il gioco non è originale, quindi questo problema, e va senza CD tra l'altro, quindi proprio stiamo facendo di tutto e di più, eppure comunque va. Abbassando leggermente la grafica, il gioco va fluido più che da console. Ora che ci si è stancati di vedere il gioco, che sarà bello, sarà tutto, usciamo e andiamo a vedere altre parti interessanti del PC, anche perché così, attaccato, staccato dalla corrente, 10 minuti e la batteria ci saluta. Bene, ascoltiamo, vi faccio sentire un po' l'audio. Allora, computer, ripeto, non guardate il sistema operativo perché è diverso. Ci ascoltiamo Florida Whistle. Vi aumento il volume per farvi sentire. Aspettate un attimo. Audio. Allora, l'audio non è molto alto, come potete sentire. L'audio è fornito da Dolby Digital Advanced Audio e Virtual Surround Sound. L'audio è eccellente, solo che il livello cioè non raggiunge grandi altezze di volume, quindi io personalmente vi consiglio, se lo usate in casa, di attaccarci, come faccio io a volte, il subwoofer, eccetera. La Dolby ci dà questo bellissimo programma che vedrete, a potenzialità assurde, con addirittura questo grandissimo pannello di controllo, che è questo che vedete. Se state guardando video, cliccate qua e si adatta per i video musica e game. Basta, questo è il pannello di controllo. Volete spegnere il sistema Dolby? Tac, spento. Nulla di più. Tutto questo è il grande sistema che Dolby ha implementato qua dentro. Non so il perché, però vabbè. La Synaptic invece fa un ottimo lavoro quanto riguarda il touchpad. Ci mette un'icona qua in basso che non potete vedere, che ci indica quando stiamo facendo un tocco singolo, un multitouch, appunto a riconoscimento delle funzioni multitouch, eccetera, sul browser, ad esempio. Non lo so, andiamo su, apriamo una finestra di navigazione in incognito, ad esempio. Ah, si è aperta la pagina BlackBerry, ad esempio.
Bene, come potete vedere, multitouch e la pagina ovviamente capisce e si zoom. Ovviamente questa funzione anche con CTRL più, CTRL meno funziona, però è comunque utile. Funziona anche nelle immagini, nella galleria, eccetera, eccetera. Che altro? L'audio ve l'ho fatto vedere, l'hard disk lo troviamo qua, 750 GB che diventano 683. Scusate. E null'altro da dire, perché in sintesi su un PC per lavorarci è ottimo. Abbiamo un processore molto performante, abbiamo delle qualità che sono molto buone per un computer. Ad esempio, non ha mai rallentamenti, si lavora tranquillamente. Si riesce a fare adesso per gli utenti magari più esperti, debug di applicazioni in tempi molto veloci. Ed è molto, molto performante. Vi rifaccio ancora vedere appunto l'interfaccia. La CPU ci fa vedere che comunque rimane sempre a livelli molto, molto tranquilli, nulla, nulla di che. Qua addirittura ci è permesso vedere, vabbè, le varie funzioni che sono attive in questo momento e quello che sta facendo la CPU. Facendo un piccolo slide, abbiamo altre informazioni. Possiamo vedere addirittura gli otto processori come stanno lavorando, ognuno nel suo campo. C'è appunto la Intel ci permette di avere una Service CPU Usage, che è una CPU spenta, quella che si presume utilizzi per la grafica. CPU 1, 2, 0, eccetera, fino a 7, che sono, ci permettono invece l'utilizzo normale del PC. Come vedete, ogni microprocessore non fa quasi nulla, perché essendo tanti, essendo potente, va tranquillamente. Forse un pochettino ne risente di RAM, ne andrebbe messa un pochettino di più per far andare meglio il tutto, però va tutto bene tranquillamente. Il PC, tanto lo spegniamo, il PC personalmente ci è piaciuto. Perlomeno a me è piaciuto molto, infatti l'ho sostituito subito con gli altri PC che avevo. È quasi una potenza da fisso, anzi oserei dire che alcuni fissi li batte anche. Quindi possiamo sentirci di dargli anche un voto, tipo un bel 9 come PC. Magari quel punto in più poteva averlo per l'estetica, che non è molto, non è eclatante, però per un utilizzo di lavoro o comunque di gaming va benissimo. Da mia end è tutto, Claudio Fradale, a presto.